Oltre a essere vice sindaco di Cento, rivendico la mia identità di medico e di cardiologo e con questa mia sensibilità, unitamente alla giunta, è stato possibile creare nel comune di Cento un progetto defibrillatore che mancava. Progetto defibrillatore che è diffuso in tante parti d'Italia, dell'Europa e del mondo, ma che a Cento non aveva trovato finora la possibilità di nascere. È stato un progetto complesso all'interno di un progetto ancora più ampio che si chiama SMS, un acronimo che vuole identificare sport, musica e sicurezza e che ha lo scopo di aumentare la sicurezza reale e percepita del cittadino. Parliamo di cose importanti, parliamo di cose che fanno la differenza fra la vita e la morte. Capisco che i dati possono essere un po' astrusi per i non addetti ai lavori, però soltanto alcuni. 400.000 morti per arresto cardiaco in Europa, 60-70.000 all'anno in Italia. Una capacità di intervenire da parte delle forze dell'emergenza professionale molto molto buona, ma non sufficiente a sollevare la sopravvivenza all'interno delle città. Soprattutto quando parliamo di zone più distanti dall'ospedale, zone più distanti dalle zone dell'emergenza. Bene, il Comune di Cento ha ideato un progetto che si chiama Progetto Defibrillatore che ha una particolarità, anzi due per la verità. La prima è che è gestita unicamente da enti pubblici. La seconda è che la previsione di questo progetto è di 8 anni, cioè ogni singola macchina è prevista debba andare avanti, funzionare per 8 anni. Questa è una cosa assolutamente innovativa anche nel panorama nazionale e ha trovato soltanto un unico riscontro quest'anno, peraltro, nel progetto 30 ore per la vita. Quando parliamo di arresto cardiaco, parliamo di una situazione di emergenza massimale. Abbiamo 5 minuti per poter intervenire senza lasciare dei danni neurologici per salvare la persona affetta da questo tipo di evento. Oltre i 5 minuti possiamo anche farcela fino all'ottavo, al nono, però i danni cerebrali saranno veramente molto molto elevati. Tutti gli studi concordano che la presenza dei defibrillatori sul territorio è in grado di diminuire questo tempo, il tempo che intercorre fra l'evento e il primo intervento, la prima defibrillazione. E questa è la cosa più efficace, e questa è la cosa che ha dimostrato di essere efficace, e questa è la cosa che noi stiamo cercando di fare anche qui a Cento. È importante ricordare come dati americani già disponibili da anni per il mondo scientifico, spieghino quanto il defibrillatore sia più utile di un estintore. Voglio rappresentarvi che la morte per arresto cardiaco è 98 volte più frequente rispetto alla morte per incendio. Eppure qualunque edificio pubblico, probabilmente anche molti privati, hanno un estintore al loro interno, cosa che è molto difficile invece per quanto riguarda il defibrillatore. È un gap importante che stiamo cercando di risolvere innanzitutto a livello culturale e successivamente anche a livello pratico. Il Comune di Cento, certamente con la sensibilità del suo vice sindaco, che è medico ed è cardiologo, ha prodotto un progetto veramente innovativo. Si tratta di una collaborazione fra enti pubblici. Non esistono altri interlocutori, c'è cioè il Comune di Cento e il 118, quindi l'azienda OSL competente per territorio, che è quella di Ferrara. Il Comune di Cento è il proprietario del defibrillatore e all'atto dell'acquisto ha già in sé finanziato anche l'acquisto degli elettrodi, della batteria e della formazione, garantendo per ogni singola macchina 5 persone in grado di utilizzarla. Quindi il pacchetto defibrillatore del Comune di Cento vale 8 anni ed è in grado di assicurare l'efficienza e l'efficacia di quella macchina. Efficienza perché è previsto il suo funzionamento, l'efficacia perché è previsto anche chi la deve fare funzionare questa macchina. È una cosa molto innovativa. Che io sappia, quest'anno è stato presentato all'interno del 30 ore per la vita un progetto che prevedeva all'interno, cioè assieme all'acquisto della macchina, anche 4 anni di manutenzione. Non sono a conoscenza di altri progetti.